Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Come avrete sicuramente letto dal titolo, oggi andremo a parlare di anima. Sicuramente avete visto il cappello, perché non voglio spoilerare il prossimo video che sarà su One Punch Man. Vi vado direttamente a parlare di che cos'è anima. Se vi ricordate, circa 2 anni fa vi avevo parlato di questo: Lumina. A quel tempo eravate tipo 3.000 circa sul canale e adesso siete un casino di volte tanto. Quindi perché ci tengo a parlarvi molto di questo progetto? Innanzitutto è qualcosa che io ritengo veramente veramente speciale. Anima è un fumetto di Chiara Giuliani e è edito dal Tatai Lab, fondato dagli autori di Lumina. Ecco cosa c'entra Lumina. Ho avuto l'opportunità di incontrare sia Emanuele, sia Linda, che Chiara e Luca. E quello che mi hanno detto mi ha veramente riempito il cuore di gioia. Hanno voluto creare questo Tatai Lab per aiutare i giovani, o comunque chi non riesce a proporsi ad altri editori, a fare un suo fumetto, a pubblicarlo, a mettersi in gioco. E io questa cosa la trovo veramente fantastica. Io trovo che il crowdfunding sia una cosa davvero fantastica. Se no non farei sicuramente questo video su Anima come ho fatto quello su Lumina. Vado prima a descrivervi l'opera stilisticamente e poi parliamo della trama. I colori sono fantastici, esattamente come quelli di Lumina. Non l'ho ancora visto stampato, però da queste immagini che vedete capite anche voi che sicuramente saranno fantastici. Lo stile ha dei richiami a quello orientale, con una fusione però con quello occidentale, e questo mi piace veramente tanto. Lo stile di Chiara è molto fresco a mio parere, e lo trovo anche abbastanza divertente, sì. Quindi, già per i colori fantastici, disegni epici, tutto il resto, insomma, che state vedendo qua vicino a me, vale la pena acquistarlo veramente. Ma non è finita qui, adesso c'è anche la storia, eh? Marco, il protagonista, è un ragazzo incastrato nella sua solita vita di tutti i giorni, quando d'un tratto viene catapultato in una realtà alternativa, il Borgo, abitato da creature fantastiche e un casino di roba stramba. Anima è una cacciatrice, è la figura che costringerà il protagonista a scontrarsi con le sue più forti paure. Il tema fondamentale di questa storia è conoscere i propri limiti e superarli. Anima non sarà un solo volume, ma saranno più volumi, ma per ora c'è il primo, quindi andiamo subito a vedere come si fa a prendere questo primo volume. Basta andare su Kickstarter, digitare Anima, comunque il link è qua sotto in descrizione come sempre, e potrete cliccare Back This Project. In base a quello che volete spendere ci sono diverse cose, ad esempio con 5 euro avete la copia digitale, con 25 quella cartacea più quella digitale, con 35 anche il libro degli storyboard, insomma... più potete aggiungere cose, leggetevele voi perché ce n'è un'infinità davvero. A parte che potete comprare anche magliette, buste della spesa, qualsiasi cosa di Anima. Sì, lo so, si chiamano shopping bag, ma io sono ignorante, li chiamo buste della spesa, ok? Questo è comunque un progetto che consiglio veramente con il cuore, sia perché è bello, ma non è solo perché è bello. C'è un'opera veramente, veramente, veramente buona, che merita secondo me. Quindi dovete assolutamente andare lì e acquistarla. Fate contento a me perché ci tengo, soprattutto perché anch'io mi trovo più o meno nella loro situazione. Anch'io, come molte altre persone, vorrei pubblicare un fumetto. E quindi sapere che questa cosa di pubblicarli online funziona, che alla gente piace, che c'è il giro di parola, insomma che sempre più persone amano questo modo di fare, fa vedere una speranza anche a me. Io veramente so che ci sono tantissimi ragazzi e ragazze là fuori che vogliono fare un loro fumetto, che non sanno dove sbattere la testa. Quindi in descrizione trovate il sito dove poter preordinare Anima, che arriverà ovviamente... deve finirlo, il fumetto, quindi arriverà dopo un po' di tempo che l'avete comprato. Comunque è tutto scritto nel sito. La loro pagina Facebook e tante altre cose, basta che le aprite qua sotto e vedete. Vi ricordo di mettere un bel like a questo video se il progetto vi piace. Cioè, in fondo ho comprato una cosa unica al mondo, non sto scherzando. Detto questo, vi ringrazio per aver visto il video. Arriviamo al 1000 like per questo video fantastico, perché... se ci arriviamo, eguaglierò il record di questa settimana, ovvero farò uscire 3 video in una settimana. Ragazzi, è successo solo una volta quest'estate e mai è successo nella storia del mio canale. Quindi sotto a spolliciare, ovviamente andate a comprare anche Anima. Tutte le persone che stanno sostenendo Anima, io vi voglio un sacco di bene e vi ringrazio tantissimo, perché veramente se questo progetto si farà è grazie a voi, perché siete bellissimi, vi voglio un sacco di bene e grazie per tutto il sostegno. Grazie. Ciao ciao. 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 Ciao.
grandissimo. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.